Eccoci amici, siamo pronti anche oggi per fare la nostra spesa, anche oggi a Loreto Prutino da Conad Amasi. Chef Matteo Iannaccone è molto creativo. Voglio metterlo in difficoltà acquistando delle semplici carote alle quali abbineremo delle zucchine. Ho anche le nostre zucchine. Prontissimi anche oggi. Ciao amici, anche oggi corriamo nella cucina del nostro chef Matteo Iannaccone presso il caffè Le Paiotte. Eccoci amici di Chef in Cucina, prontissimi anche oggi per regalarvi una ricetta squisita. E siamo in compagnia del nostro chef stellato Matteo Iannaccone presso il caffè Le Paiotte. Buongiorno a tutti. Matteo, sono contenta di ritrovarti anche oggi. Purtroppo è l'ultima puntata di questa settimana, ma insomma sono sicura che avremo altre possibilità di cucinare insieme. Tu Jennifer oggi mi hai portato una carota. Oggi ti ho portato una carota e una zucchina. E oggi faremo un semifreddo all'aurum. All'aurum. Gli abbiamo dato una forma di sfera. Ok. Con delle verdure e della frutta. Verdure e frutta insieme, sono veramente curiosa. Come prima cosa dovremmo fare il nostro semifreddo all'aurum. Ok. In questo caso noi gli abbiamo dato una forma rotonda, abbiamo comprato degli stampi rotondi. In commercio se ne trovano, altrimenti possiamo utilizzare anche a forma semisferica. O il classico tortino, se per caso non li riusciamo a trovare. Per fare il semifreddo all'aurum abbiamo bisogno di 200 g di tuorlo d'uovo, okay. 200 g di zucchero, 75 di acqua e 20 g di aurum. 20 g di aurum, ok. Metteremo a montare il nostro rosso d'uovo, porteremo sul fuoco l'acqua con lo zucchero a 121 gradi. Ok. Quando il tuorlo sarà montato, verseremo su il nostro sciroppo. Quando la massa si sarà raffreddata, aggiungeremo l'aurum. E faremo i nostri stampi. Bene. Ok. Una volta che abbiamo fatto i nostri stampi, io come potete vedere qui, questo è un semifreddo comodo per noi, anche perché ti dà la possibilità che si congeli, ma non troppo, perché essendoci l'alcol dentro rimane sempre molto cremoso. Ok. Noi l'abbiamo glassato con del cioccolato bianco e del pistacchio. Ah, ecco. La glassa in effetti l'abbiamo fatta con del cioccolato bianco, del burro di cacao. Ok. E della granella di pistacchio. Della granella di pistacchio. Abbiamo fuso tutto insieme. Una volta che si è raffreddato la massa, abbiamo glassato le nostre sfere, che come puoi vedere sotto hanno un buchino. Certo. Le abbiamo messe in uno stuzzicadente, okay. E le abbiamo glassate. Okay. Bene. E in questo modo qui la nostra sfera adesso all'interno è già di una consistenza cremosa, però esternamente la riusciamo a prendere ed è manipolabilissima. Okay. Benissimo. Adesso facciamo il nostro ragù di verdure. Ok. Io ho utilizzato, almeno dobbiamo giocare su 7 elementi, okay. Dai 7 ai 10. Bene. Alcuni li abbiamo resi in purè. Sì. E abbiamo utilizzato anche qualcosa di stagionale e altri li taglieremo e daremo la consistenza di quei dadini piccolini che facciamo sempre. Ok, benissimo, okay. Sono curiosissima. Le purè che abbiamo fatto, una è di banana
che abbiamo del succo di melagrana, ok, del succo di arancio, ok. Questo è un modo, possiamo utilizzare questo, ma possiamo utilizzare anche altre cose, dipende un pochettino da quello, certo, che abbiamo anche nel frigo. Bene, realizziamo quindi la nostra brunoise. Perfetto, partiamo dalla zucchina, okay. Utilizzeremo solo la parte esterna. Ok. Calcola che per persona dovremmo girarci più o meno sui 50 grammi. Ok. Bene. Quindi in base a quante persone siamo faremo la nostra brunoise. Ok. Bene. Quindi partiamo dalla zucchina. Poi prenderemo la nostra carota. La carota. Quindi praticamente non le andremo a cuocere. No, però poi le metteremo tutte a marinare. A marinare. Ok, avranno bisogno di un paio d'ore di marinatura. Ah, ok, ok, ok. Quindi questo insomma è anche un'operazione, un dolce, chiamiamolo un dolce dessert, una cosa particolare che andremo a, diciamo, elaborare un po' prima. Un paio di ore marinatura. Eccola, okay. Che comunque tante volte per finire un pasto la questa frutta, è la mela? Questo è un melone. A melone. Per finire un pasto tante volte si mangia la frutta, no? Sì. Quindi noi abbiamo due cose in una, la frutta con la cosa un po', diciamo, come dire, moderna è la verdura. Sì, sì, sono veramente curiosa di assaggiarlo. Noi di verdure abbiamo messo la zucchina, la carota e il sedano. L'unica cosa, il sedano è l'unico ingrediente dei tanti che andiamo a mettere, per il quale non dobbiamo esagerare tanto, okay. Quindi non so se per gli altri ingredienti facciamo una cinquantina di grammi, un calcolo, di sedano ne metteremo un 25. Okay. Poi partiamo con la nostra frutta kiwi. Il nostro kiwi. Beh, anche perché il sedano ha un sapore molto intenso, un aroma particolare. Poi a crudo è lieve, non è come quando lo stracuoci e ti lascia quel sapore un po' più forte. Quindi ecco il nostro kiwi. Fatta. Ci manca la mela. L'ananas. Di anche un tocco di esoticità con questo frutto. Acidità, giochiamo molto su questi sapori. Poi essendo adesso periodo, la purea che andiamo a mettere è di cachi vaniglia. Certo. Succo d'arancia. Quindi il nostro lavoro di taglio è stato pressoché fatto tutto. Le andiamo a marinare, quindi andremo a mettere un cucchiaio di cachi vaniglia. Quindi purea di cachi vaniglia, linea poi con la stagionalità. Questa è banana? Mela. Ah, sì, mela. Banana. Ok. Poi abbiamo un po' di succo di melagrana. Wow. E il succo d'arancia. Bene. Quindi questo deve marinare per un paio d'ore. Per un paio d'ore. Perfetto. Ok. Quindi ci siamo, possiamo procedere con l'impiatto. Quindi facciamo il nostro letto di questa brunoise di frutta e verdura. Cerchiamo di creare un piccolo cerchio al centro del piatto, ci andiamo a posizionare la nostra sfera a Laurel e il dolce appunto. Che meraviglia! Io non vedo l'ora di assaggiarlo. Ti chiedo a questo punto di abbinare anche qualcosa da poter degustare con questo dolce particolare. Abbiamo pensato a una genziana oggi. Questa genziana Santo Spirito, aroma d'Abruzzo, prodotto assolutamente artigianale e assolutamente degno di
un piatto realizzato da uno chef stellato come Matteo Iannaccone, che io voglio salutare in questo momento, ma gli voglio strappare una promessa. Voglio tornare nella tua cucina. Ok. Accetti? Accetto. Perfetto, allora noi lo salutiamo per il momento, ma torneremo presto qui presso il Caffè Le Paillotte per scoprire insieme a lui tanti nuovi piatti e tanti segreti. Tutti i giorni, Chef in Cucina su Rete 8. Ciao a tutti.